Ciao a tutti da Andy di Rec & Mix per Accordo.it e benvenuti in questa nuova puntata di Plugin Tutorial. Oggi proviamo l'equalizzatore Pro Q2 di FabFilter. Questa è la seconda versione dell'usatissimo EQ di FabFilter, diventato famoso per la sua praticità d'uso. Anche se a prima vista può sembrare scarna la sua interfaccia, in realtà è molto pratica e semplice da utilizzare. La linea gialla centrale rappresenta la curva di equalizzazione, che in questo momento è flat. E appena mettete in play la traccia, dietro vi apparirà l'analizzatore di spettro che ci aiuta nell'intervento di equalizzazione. Possiamo creare fino a 24 bande diverse, ognuna configurabile liberamente. Per creare una nuova banda basta posizionarsi col mouse in qualunque punto della schermata e fare doppio clic. Automaticamente verrà creata la nuova banda a seconda del punto in cui ci troviamo. Per esempio in questo caso ho creato un filtro picking o bell. Subito sopra mi appare questo box informativo con tutti i dati relativi al filtro. Con questo tastino a forma di cuffie posso anche mettere in solo la banda, isolandola da tutto il resto dell'audio. Sotto abbiamo il pannello di controllo della banda, dove posso configurare tutte le opzioni possibili. Ovviamente ho i classici controlli di frequenza, gain, EQ o ampiezza di banda. Questo tastino Gain Q Interaction replica il comportamento di un equalizzatore analogico che stringe la campana del filtro più busto o taglio. Al contrario, disattivato, la campana rimane costante nel boost e nel cut. Il filtro può essere configurato in diversi modi: bell, low shelving, low cut o high pass filter, high shelving, high cut o low pass filter, notch, che taglia la frequenza selezionata con una campana molto stretta, band pass, che isola la frequenza selezionata, e tilt shelf, che boosta le frequenze superiori a quella selezionata e taglia contemporaneamente quelle inferiori, oppure viceversa. Ogni banda può funzionare in stereo o in modo indipendente tra il canale sinistro e il canale destro. Come impostazione globale, invece, Pro Q2 può funzionare come equalizzatore stereo left-right oppure mid-side. In questo caso ogni banda può avere impostazioni differenti per mid e side. Come dicevamo prima, a seconda di dove clicchiamo verranno create delle bande differenti. Se clicchiamo nell'area centrale, verranno sempre creati dei filtri bell. Mentre se ci spostiamo verso l'estremità, vengono creati degli shelving, sia per le alte che per le basse. All'estremità invece vengono creati dei filtri low pass e high pass. Possiamo anche selezionare più frequenze nello stesso momento e impostarle contemporaneamente, sia per gain, sia per frequenza, che per larghezza di banda. Oppure possiamo cambiare l'intervento generale di guadagno e attenuazione attraverso questo slider. Qui possiamo decidere anche il gain di uscita del plugin, il pan, se stiamo utilizzando l'istanza stereo, oppure impostare un gain automatico di compensazione dell'uscita. Possiamo poi abilitare e disabilitare il meter di uscita e invertire la fase del segnale. Torniamo un attimo all'analizzatore di spettro, che può farci vedere solo il segnale post EQ, solo il segnale pre EQ, oppure entrambi. Possiamo inoltre cambiare la risoluzione, il range, la velocità e la curva di riferimento della visualizzazione. Possiamo anche metterlo in freeze cliccando questo tastino, oppure più semplicemente posizionandoci con il mouse sullo spettro. Quando l'analizzatore è in freeze, possiamo anche selezionare una qualsiasi frequenza e tagliarla oppure boostarla. Verrà creata direttamente una banda con la larghezza di banda giusta per il cut o il boost della frequenza selezionata. Possiamo anche cambiare la visualizzazione tra scala delle frequenze e piano roll. E cliccando in un qualsiasi punto e spostandoci con il mouse sopra oppure sotto, possiamo zoomare la frequenza desiderata. Spostandoci invece a destra e sinistra, scorriamo tra le varie frequenze. Un'altra interessante funzione dell'analizzatore di spettro è quella di poter visualizzare il segnale in sidechain. In questo caso, questo è l'equalizzatore del basso a cui sto mandando in sidechain il segnale della cassa.
Posso così, più semplicemente, vedere quali sono le frequenze tra basso e cassa che vanno in contrasto e andare a correggerle. Sempre attraverso il segnale di sidechain, posso attivare la funzione di EQ Match che permette a ProQ2 di analizzare il segnale in sidechain e applicarlo automaticamente al segnale selezionato. Cliccando poi su Match verrà creata automaticamente la curva di equalizzazione, che può essere più semplice oppure più complessa. In questo caso vi consiglio di usare la Gain Scale per adattarsi meglio al segnale in transito e non essere troppo invasiva nell'intervento. Un'altra interessante funzione di FabFilter ProQ2 è la possibilità di settare il plugin a zero latency, linear phase, con diverse impostazioni che aumenta la latenza e il carico sulla CPU, ma permette all'equalizzatore di lavorare in fase lineare con un intervento più musicale e accurato, oppure con la nuova Natural Phase, che è un giusto compromesso tra peso del plugin e accuratezza, e cerca di mimare l'intervento sulla fase di un equalizzatore analogico. Un'ultima interessante funzione di ProQ2 è quella di ridimensionare l'interfaccia, che può essere piccola, media, grande, extra large oppure full screen. In questo modo avrete l'equalizzatore a tutto schermo, molto comodo per fare degli interventi precisi, soprattutto se avete un secondo schermo di generose dimensioni. Come avete visto, FabFilter ProQ2 è un equalizzatore moderno, molto semplice da utilizzare e molto potente. Non a caso è stato scelto da moltissimi professionisti. È un processore che vi suggeriamo di avere nel vostro arsenale e come al solito vi consigliamo di scaricare la demo prima di acquistarlo. Bene, anche oggi siamo arrivati alla fine del tutorial. Se avete provato ProQ2 e volete dirci la vostra impressione, scriveteci pure qua sotto nei commenti. Ciao a tutti e ci vediamo nella prossima puntata.